Video spesa, ragazzi, con i capelli lavati, con la felpa, sono tutte in rosso. Il top, i pantaloni rossi e la felpa rossa. Vabbè, video spesa penne. Allora, roba da frigo, la scottona, la tartare di scottona, questa qui, 3,99 euro, al Lidl costava 2,99 euro, ma non è in offerta né al Lidl né al Penny, quindi vabbè. Mozzarelle, queste qua 3, ce ne sono solo due, fior di latte in offerta, ok? Questi qua 0,99, buonissimi, cannellini. I biraghini anche stranamente in offerta, li compro sempre solo quando sono in offerta. La Valenata scamorza affumicata, forse al Mercatò l'ho presa questa, non l'ho presa al Penny, però ve la faccio vedere lo stesso tra le cose da frigo. Questo qui a 3,90 euro, 3,40 euro grana padano, anche questo forse l'ho preso al Mercatò. Vabbè, al Penny questo che era in offerta. Al Mercatò roba da frigo anche questo, che sono praticamente gli yogurt della Mix Müller, due yogurt bianco più wafer al cioccolato e due yogurt bianco più stelle al cioccolato. Ne ho preso anche quelli con gli anelli sì, al cioccolato con yogurt bianco, che potevano invece di mettere lo yogurt bianco potevano mettere magari lo yogurt alla vaniglia, che era meglio. Comunque questo è il Mercatò. Questo qui in offerta al Penny, gocciolotti balocco 700 grammi. Questo qua pan bauletto, l'unico qui, che costa poco rispetto a quello di marca Mulino Bianco. Le patate 99 centesimi, ho capito perché costano così poco, perché sono appunto piccolissime. C'erano un sacco di cavolfiori al Penny 99 centesimi, come avete ben capito ho comprato qualcosa al Penny anche al Mercatò, questo che siamo già a ottobre, adoro il cavolfiore, meraviglioso, buonissimo. Ho preso anche i ghiaccioli, la vaschetta quella affogata alla marena al Penny 1,99 euro, super in offerta. Allora, la carta cucina non è in offerta 1,49 euro. Ce n'erano anche altre di tisane, però volevo prenderle che erano in offerta 85 centesimi, però avevano i pezzi di mela e a me non piacciono i pezzi di mela né nella tisana né anche nello yogurt, a meno che non siano quelli Bifidus Activia. Questo qui alla cassa, lampone melograno. Così, voglio provarle, anche quella al finocchio lo sto finendo. Sugo le vongole, questo qui lo posso fare anch'io, ma era in offerta, quindi l'ho comprato. Visto che l'altro alla lavanda del Penny l'ho già comprato un sacco di volte ed è finito. C'era alla lavanda, questo qui alla lavanda, che compravo sempre alla lavanda, mi piace tantissimo, e invece l'ho comprato con essenze di agrumi, citrosil in offerta, colorante per ambienti, fantastico. Vicinet comunque c'era questo qui, con altre profumazioni, c'era anche con la candeggina in offerta, questo l'ho preso, Lime Fresh, che mi serve perché l'altro con la candeggina a 99 centesimi di un mese fa del Penny l'ho finito. Poi ho comprato queste qua, che sono buonissime. Queste qua, c'era solo questo gusto qui al Penny, c'era il tonno mare aperto, ma io ce l'ho già il tonno che non è mare aperto, ma l'ho già comprato il tonno mare aperto, non è che mi faccia impazzire. Pronti al vapore, bulgur, quinoa, riso rosso, pomodori, olive verdi, a parte le olive, adesso mi piace tutto, ma anche le olive me le mangio ogni tanto. Ho voluto comprare questa qui alla soia, forse ho sbagliato, pensavo fosse crema spalmabile alle nocciole, invece c'era scritto alla soia senza glutine. Vedremo se mi piacerà, voglio provarla questa qui. Poi al mercato vi faccio vedere questo qui. Un mix tra spesa Penny, che al Penny ho preso pochissimo, e spesa Mercato. Quella lavastoviglie della Winnis, c'era anche quello della Finish, ma costava di più, quello lì ho visto le differenze di prezzo, insomma, ho preso quello. Poi ho preso questa teglia qui, che la cercavo da anni, perché le mie ne avevo due, basse basse per fare la crostata, ne avevo due anni fa, però lavandone la lavastoviglie si sono rotte tutte, e quindi l'ho ricomprata questa. Che caldo, siamo già all'autunno, ma fa ancora caldo. Questo qui l'ho preso, che costava pochissimo, anche se non era in offerta, che il mio vetrile è finito, al Mercato l'ho comprato. Questo qui al Mercato c'era un altro gusto. C'era anche il succo al mirtillo, quello nelle bottiglie di vetro al Penny. Questo qui al Mercato era in offerta, voglio provarlo. Gli Elisir Rocchetto li compravo anni fa. Questo era in offerta. Polpa Mutti. Questo qui che costava pochissimo, che il mio è finito, giusto per le tisane. Questo qui in offerta svelto. Avevo già provato le pastiglie della svelto, molto valide. Gel lavastoviglie tutto in uno, profumo di limone, Powered by Nature. Penso, sono andata apposta solo per le spugne, che non sono mai in offerta ma costano 89 centesimi. Io mi trovo bene solo con queste spugne qui della Vileda, appunto costano poco, quindi le altre non mi piacciono, ne ho prese due, così almeno ho un po' di scorta, che le mie appunto erano finite, le ho ricomprate. Poi ho preso una cavolata, che cavolata non è, al Penny, in offerta c'era sia lo shampoo che mi sembra la maschera per capelli. Ho voluto provare questo qui della Omia. Lo shampoo ne ho già, quindi non l'ho più comprato. Questo qui lievito, pane degli angeli, mi piace tantissimo, ne hanno offerto al Penny. Le patatine queste qui sono abbastanza buone, ma le ho comprate giusto per avere qualcosa di sfizioso, e mi piace il gusto ketchup. In offerta anche queste al Penny, tutto in offerta. Non so perché vi dico sempre in offerta, in offerta, in offerta. Faccio che dire, vi ho comprato tutto in offerta all'inizio del video e basta, invece che parlo troppo. La linea tipo 00 costa pochissimo, mi serviva.
La farina, per non far avere gli insetti dentro, commentate cosa ci mettete voi dentro il pacchetto della farina soprattutto. Ah, ho preso al mercato anche il barattolino Samontana, che era in offerta anche quello. Le patate l'ho preso, il cavolfiore mi piaceva tantissimo per 1 euro, l'ho preso bello grosso che non stava neanche nel sacchetto. E basta, presto ragazzi, video spesa molto breve.